è stato presentato stamane Umbria Paradiso di Dante, un progetto che coinvolge tutta la regione in un medesimo portale all'interno del quale confluisce tutto il patrimonio e gli eventi danteschi. L'obiettivo è creare un vero e proprio itinerario regionale, una sorta di cammino di Dante in Umbria che valorizzi e promuova quanto presente nei diversi territori umbri sul tema Dante e le iniziative collegate. Nella presentazione online partecipatissima sono intervenuti gli operatori del Parco del Monte Cucco, ideatori del progetto, con la presidente Francesca Fantozzi, il tour operator di Entità Terra, e i sindaci assessori dei comuni dell'Umbria insieme ai responsabili degli uffici culturali e dei musei della regione. Il progetto è finalizzato a creare una rete con i comuni che vorranno aderire e che siano attinenti e nominati nella Divina Commedia o abbiano caratteristiche ed opere riferibili al sommo poeta per le celebrazioni del 700° anno della sua morte. Mi sono messa al servizio di un'idea che spero possa portare frutti, ha sottolineato la presidente dell'associazione Fantozzi. Ci sono state anche belle scoperte sul territorio portate alla luce attraverso questa iniziativa, perché l'idea non è quella di valorizzare solo quello che si conosceva, ma mettere in rete tracce sconosciute del patrimonio dantesco in tutta l'Umbria. L'idea di questo, la novità di questo progetto è che il cammino sia strutturato non come un cammino lineare, ma come un cammino composto da vari anelli che ricordano i cerchi danteschi del paradiso, però non dell'inferno, mi raccomando, e che questi cerchi offrano al turista la possibilità di approfondire un po' di più le nostre meraviglie del territorio e non essere solo un passaggio di una notte,